Presidente, le sue atlete. Due degni atlete, oggi il giornale per la Federazione di Sabbia, grandi atleti. Nuotatrice e atletica leggera assunta di ritorno con un ricco medagliere dai mondiali di Dubai, e lei invece ha già ricevuto a lineare con i nuotatori dai mondiali di Modena. Il Presidente della Repubblica. Come neopresidente dell'INAIL sono particolarmente onorato di aprire i lavori dell'evento di oggi, porgendo il benvenuto al Capo dello Stato, autorità civili e militari, al Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, al Presidente dell'ISTAT, a tutti i presenti. La giornata internazionale persone con disabilità è ormai un appuntamento annuale e importante, che rappresenta un'occasione unica di riflessione e confronto sugli aspetti che riguardano la disabilità. Di fattiva collaborazione e di impegno fra ISTA, Comitato Paralimpico Italiano e INAIL. È un giorno in cui presentiamo i risultati delle idee condivise e messe al lavoro, di promesse che ci siamo fatti un anno fa e che ci piace poter dire di aver mantenuto. Oggi è una giornata molto particolare per noi, Presidente, perché qualcuno potrebbe interrogarsi nel mondo dello sport che ci azzecca, vediamo tanti atleti, però esprimo grande soddisfazione perché lo ricordava il Presidente INAIL Dettoni, ma lo ha ricordato il Professor Bragiardo, io ringrazio anche il Professor Franzini, come il mondo dello sport in qualche modo ha aiutato la presentazione di questo rapporto oggi. L'idea ci venne durante un workshop del primo Festival della Cultura Paralimpica che lei nobilitò con la sua presenza qui a Roma, alla stazione di Cortina, e l'idea nacque da un'esigenza. L'esigenza di chi a diverso titolo, naturalmente, con diverse giacche, agisce quotidianamente nel paese per far crescere il paese affinché questo paese diventi sempre più equo, sempre più civile e sempre più democratico, soprattutto nel rispettare tutte le persone disabili che sono, come giustamente ricordava il Presidente Bragiardo, portatori, aggiungo sani, di diritti come qualsiasi altro cittadino. Non pensavo di intervenire, è davvero, faccio uno strappo al cerimoniale, ma gli interventi di questa mattina sono stati di troppo grande sollecitazione per evitarlo, particolarmente le due testimonianze di Giulia Ghiretti e di Assunta Legnante. Un saluto cordiale a tutti quanti, ai rappresentanti del Senato e della Camera, ai ministri dell'Interno e dello Sport. La presenza delle istituzioni è molto importante e significativa questa mattina. E ringrazio il Presidente Bettoni, l'INAIL, il Presidente Bragiardo, l'ISTAT per questa iniziativa, il Presidente del Comitato Paralimpico, Pancalli, per questa iniziativa così ben costruita in questa giornata importante. Vorrei fare soltanto brevissime considerazioni. La prima, riprendendo un passaggio del Presidente Bettoni sugli incidenti sul lavoro,
che quando non provocano vittime, non provocano morti, accrescono il numero delle condizioni di disabilità. E vi è davvero, come lui ha detto, un problema di educazione, di formazione, anche di verifica dei meccanismi e degli strumenti di lavoro e di vigilanza sul rispetto delle misure di sicurezza nel lavoro. Che un paese con morti sul lavoro o con disabili da lavoro è un paese che non ha raggiunto un livello di civiltà adeguato. Vorrei ringraziare l'Istat e fare i complimenti al professor Franzini per questo rapporto di straordinario interesse che induce tutti quanti qui a riflettere, indurrà a riflettere coloro che lo leggeranno, perché disporre di dati scientificamente asseverati sui vari profili della condizione di disabilità è molto importante anche per le istituzioni per poter adeguare interventi e modulare meglio tutto quanto è necessario, come dalla sua relazione, dal suo rapporto emerge con chiarezza. Vorrei soltanto fare un'osservazione, perché dal rapporto e dalle parole del professor Blangiardo emerge con chiarezza che il problema della disabilità non è un problema di assistenza, c'è anche naturalmente questa esigenza irrinunziabile, ma è un problema soprattutto di sostegno, di interventi per consentire le opportunità e la realizzazione delle persone con disabilità, che è questo il vero problema. Il nostro paese ha nei nostri concittadini con disabilità un giacimento di energie, di risorse, di contributi di cui si priva perché non li mette adeguatamente in condizione di potersi esprimere e realizzare. Questo è quindi l'obiettivo di carattere sociale e politico che va sviluppato e realizzato. E lo sport è indicativo di questo, non soltanto per i grandi successi di cui gli atleti sono portatori, ma per la ricaduta che ha sulle abitudini e l'impegno di bambini, ragazzi, giovani, adulti con disabilità. C'è un piccolo evento di questi giorni che sembra poco significativo, ma è al contrario molto importante. È stata confezionata una Barbie con il volto di Bebe Vio. Questo dimostra che i successi sportivi hanno una ricaduta sulla vita sociale quotidiana. Questa bambola, questa Barbie indurrà molti bambini e ragazzi a impegnarsi nello sport. E questo è fondamentale, perché per tutti i nostri concittadini con disabilità o senza disabilità o con disabilità non apparenti, impegnarsi nello sport è fondamentale per poter trovare la misura di se stessi ed essere così incoraggiati a impegnarsi a spendere i propri talenti. Vi sono alcuni dati che sono messi dal rapporto particolarmente importanti. Mi ha colpito il dato sulla lettura dei libri, professor Franzini. La parità di condizione di lettura di almeno 4 libri tra cittadini con disabilità e senza. Questo dimostra quanto sia assolutamente importante consentire a questo giacimento di energie e di risorse di esprimersi adeguatamente come gli altri è consentito con maggiore facilità. Ieri sera sono andato in un teatro romano ad assistere ad una rappresentazione teatrale, Pesce d'Aprile, una pièce tratta da un libro che forse alcuni conoscono qui dentro, uno straordinario messaggio di volontà e di diritti da affermare. Bene, questo è il senso anche di questa mattina. E ringrazio i presidenti dell'INAIL, dell'Istat e del Comitato Paralimpico. Grazie e buon lavoro.